Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. Vivere alla città, capitolo 3. Ristoranti, pizzerie, fast food. Abbiamo visto tutti quanti milionate di film, telefilm e serie televisive americane in cui tutte le volte che si ordina una pizza gli americani che sbavano peperoni! E tu ti chiedi: ma come si può mettere una peperonata sulla pizza? Che oltre al fatto che diventa un mutuo la pizza, perché la digerisci a rate mensili, qualcuno trova che i peperoni sulla pizza siano comunque una cosa interessante, ma mi dispiace danneggiarvi. Pepperoni, con due P, non ha niente a che vedere con l'ortaggio, è un insaccato, un salame piccante. Una roba che chiameremo, non lo so, ventricina, anche se, essendo una cosa prodotta in America, non si sa bene come. Lasciamo stare. Ristoranti e pizzerie. Una volta, quando non c'era la crisi, il fine settimana uno anche nella propria città «Ma no, stasera non cuciniamo, andiamo a mangiare da qualche parte». Adesso che è un periodo di crisi, «Ma no, stasera non cuciniamo, ci mangiamo le fette biscottate». Per cui ho notato una cosa, diventa sempre più difficile quando uno ospita amici che vengono da fuori. «Ma stasera andiamo al ristorante, dai, ti offro la cena!» «Eh sì, ma in quale ristorante? Non è che ne conosco tantissimi nella mia città!» Perché appunto c'è questa cosa che non si va moltissimo in giro, quindi non si ha bene un'idea di quale sia il ristorante dove si mangia bene, quello dove si mangia un po' meno bene, quello dove si paga poco, quello dove quando entri gli dici «buonasera» già ti hanno staccato la testa. Però due cose, per fortuna, vanno sempre. La pizzeria e il fast food. Nel fast food io non vado mai, quei panini grondanti di non si sa bene che cosa, di aria, perché potresti mangiartene 50 e non ancora avere fame. Se ti fai un panino con un doppio hamburger e fetta di formaggio in casa, ti viene fuori una cosa con 360 milioni di calorie, che fai una fatica infernale a mangiarla, quando l'hai mangiato non mangi per una settimana, perché ti senti sazio per una settimana. Comunque, pur non andando nei fast food, sicuramente vado in pizzeria, tantissimo, perché come abbiamo parlato dell'andare nei locali, andare in un pub, in una birreria con gli amici, andare in pizzeria è la seconda possibilità quando si ha una bella comitiva di amici. Tutti assieme si mangia una pizza, si beve una birra, si chiacchiera in compagnia. Certamente è un bel modo di passare la serata, e quindi le pizzerie possono essere una ipotesi interessante, anche se, per esempio, qui in Sicilia c'è anche una cultura della cena a base di pesce. Non mi fa impazzire il pesce, pur essendo siciliano. Se io devo scegliere tra una grigliata di carne e una grigliata di pesce, io mi butto sulla grigliata di carne, la preferisco maggiormente. Però c'è anche questa cultura. Quindi comunque quello che è andare a mangiare al ristorante, quello che è andare a mangiare in pizzeria, quello che è andare a mangiare al fast food... tralasciamo quella pubblicità del McDonald's che è stata molto discussa, certamente è un'ipotesi per la sera. Ora, come dicevo, secondo me la scelta ideale per la calda sera estiva per andare con gli amici e la pizzeria. Ma voi che cosa ne pensate? Scrivetemi un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, anche oggi siamo arrivati in fondo a questo vlog di agosto 2015, per cui, come sempre, vi ricordo di fare pollice in alto se questo vlog vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, siamo arrivati in fondo a questo vlog, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!